ci mettiamo in questa posizione, schiena bene a terra, mani dietro la nuca, veniamo semplicemente su e andiamo giù. Lo facciamo 15 volte, dopodiché ci prendiamo una pausa e lo ripetiamo per altre 4 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Un'ultima volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Portiamo il ginocchio al petto mentre veniamo su e con le braccia che vanno fuori alle ginocchia, quindi su e giù. Possibilmente è meglio non far arrivare completamente le gambe a terra, ma tenerle comunque leggermente sollevate per non caricare troppo sulla schiena. Iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Ultima volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Ci mettiamo in questa posizione e teniamo la posizione per 10 secondi, dopodiché pausa. Allora, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto.
Di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Ultima volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Schiena bene a terra, addome contratto, braccia tese lateralmente, portiamo il ginocchio al petto e torniamo nella posizione. Mi raccomando, il collo deve essere rilassato il più possibile e lo sguardo è verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Piccola pausa e di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Piccola pausa. Questo lo ripetiamo per altre due volte. Portiamo ora la mano dietro la nuca, quando vengo su la mano va a toccare il piede e torno giù. Ne facciamo 10 con la gamba destra, 10 con la gamba sinistra e poi prendiamo una piccola pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Piccola pausa e di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Piccola pausa. Questo lo ripetiamo per altre due volte. Porto le braccia dietro, mantenendo sempre lo sguardo in alto, quindi il collo non deve essere così, ma rilassato. Vengo su, a
riassunta questa posizione, torno di nuovo giù. Lo facciamo 10 volte e prendiamo una pausa. Vai. 1. Giù. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Piccola pausa, respiro e di nuovo su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Prendo una piccola pausa e anche questo lo ripetiamo per altre 2 volte. Portiamo la bacchetta leggermente più giù. Le mani non impugnano più, ma sono in avanti, quindi appoggia il polso sul bastone e ruotiamo a destra e a sinistra con il corpo. Quattro, tre, due, uno e sto. Schiena bene a terra, mani dietro la nuca, sguardo in alto, vengo su, con il braccio destro vado a toccare il piede destro, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Respiro, di nuovo vengo su e vado a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e giù. Di nuovo vengo su e ripeto a destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15 e giù. Respiro. Vengo su e ripeto a sinistra. No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Vengo di nuovo su, apro, sguardo in alto, apro le braccia e faccio dei piccoli molleggi, destra e sinistra. Vai, 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 vai. Quattro, tre, due, uno e sto. Rilasso, respiro. Di nuovo su, apro, ripeto. Vai, 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 vai. Uno e sto. Ci mettiamo in questa posizione con le braccia leggermente piegate e portiamo le gambe dal petto in avanti in questo modo. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Piccola pausa e di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e sto. Porto le mani dietro la nuca. Faccio la cosiddetta bicicletta, portando però i gomiti alle ginocchia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e sto. Rilasso, respiro e di nuovo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e sto. Andiamo giù in questa posizione. Portiamo le ginocchia al petto con un piccolo salto e torno. Ne facciamo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sto. Mi alzo e faccio 20 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Torno di nuovo giù nella posizione di prima, portando però alternati il ginocchio al petto, prima il destro e poi il sinistro. E ne facciamo 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e sto. Torno di nuovo in piedi e faccio 40 skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 40 e sto. Ora faccio 50 jumping jack. Apro, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faccio da capo, mi riposo un po', faccio una piccola pausa e inizio di nuovo da capo. Nel frattempo mi riposo facendo destra e sinistra e facendo una circonduzione. Giù e inizio di nuovo da capo. Dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e sto. Torno su, faccio una serie di 20 squat. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Torno giù. Ginocchio aperto, destra e sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, di due, di tre, di quattro, di
25, 26, 27, 28, 29, 30 e sto. Torno su e faccio 40 skip. 1, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 e sto. Proseguo poi con 50 jumping jack. 1, 10, 20, 30, 40, 50 e sto. Facciamo ora la terza ed ultima serie. Andiamo giù. Ginocchia al petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E su, squat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Torno di nuovo giù e porto le ginocchia al petto alternati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventinove, trenta e sto. Torno su e faccio 40 skip. 10, 20, 30, 40 e sto. Ultimo, jumping jack, 50. 1, 10, 20, 40, 50 e sto.
Ci mettiamo ora in questa posizione, portiamo un po' le spalle indietro, tiriamo sulle gambe, l'addome è contratto. A questo punto portiamo le gambe avanti, indietreggiando con le spalle e torniamo. L'importante è non inarcare la schiena, ma mantenere comunque sia l'addome contratto e il bacino stretto. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Piccola pausa. E di nuovo. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Ci mettiamo ora in questa posizione, portiamo un po' le spalle indietro, tiriamo sulle gambe, l'addome è contratto. A questo punto portiamo le gambe avanti, indietreggiando con le spalle e torniamo. L'importante è non inarcare la schiena, ma mantenere comunque sia l'addome contratto e il bacino stretto. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. Piccola pausa. E di nuovo. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e sto. E adesso laterali, alzando il ginocchio opposto e dalla posizione seduta ci sdraiamo. Attenzione a tenere sempre il bacino attaccato a terra, le spalle rilassate, la cervicale lunga. E iniziamo con dei crunch semplici andando su e fuori. Ricordatevi la contrazione addominale in espirazione. 5, 6, 7, 8, ancora 8 e 7. Ginocchia al petto, adesso allungo la gamba sinistra, piego il ginocchio destro, il gomito sinistro deve toccare il ginocchio destro e cambio. Per i principianti le gambe possono essere piegate e vai. Mentre per i più esperti le gambe devono essere tese, vai e... E torno giù. Iniziamo con un esercizio per i nostri addominali laterali, in posizione sempre frontale, giù le spalle, cervicale lunga, ginocchia piegate, inspiro, mani, i palmi sono rivolti verso il soffitto, inspiro e vengo su. Contrazione addominale e vado giù, prima a destra e poi a sinistra e vai. Ancora 8, 7, 6, contrae gli addominali, non li lasciate mai. 4, 3, 2, 1 e vai. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il gomito a terra. Appoggio bene le gambe a terra. Mano sinistra sul fianco e vado su. 1, 2, i principianti solo 4, 3, 4, i più esperti ne fanno almeno 8, 5, 6, 7, 8 e rimango su per 8 conti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e torno giù. Ci occupiamo adesso dei nostri addominali laterali. Iniziamo sdraiandoci per terra, mano appoggiata al pavimento, la mano sinistra dietro la testa, veniamo su con il busto, piegando la gamba sinistra. Vai! 1, contrazione laterale, 2 e 3, fuori l'aria, 4 e vai, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, guardate oltre la gamba, 5, 4, 3, vai, contraggo, 2, 1, partendo dalla posizione seduta, addominali contratti, giù le spalle, cervicale bella rilassata, sollevo le gambe, tutte e due, e in torsione allungo prima la gamba sinistra e poi la gamba destra, e vai, e 2, torsione del busto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai, 1, 2, andando più giù, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo e vai per l'ultima serie, e 8, 7, piede a martello, 5, 4, torsione, 3, 2, 1, e sto. Nel nostro prossimo esercizio iniziamo con le gambe tese. Per i principianti l'esercizio sarà semplicemente: spingo le gambe indietro cercando di sollevare il bacino e scendo giù espirando. Per i più esperti inspiro, vado su a candela e scendo giù e vai di nuovo, 2, sul bacino e scendo e vai, 3 e sul bacino e giù, 4, 5 e scendo, 6, vi potete aiutare con le mani e scendo, 7 e scendo e vai l'ultimo, scendo. Ricordiamo che chi inizia basta slanciare le gambe indietro e a portarle giù lentamente senza rilassare gli addominali. Ciao a tutti, andiamo subito sdraiati per iniziare una nuova sequenza di addominali. Pieghiamo le gambe, piedi a terra. Ci sdraiamo completamente facendo attenzione alla cervicale, mettiamo le mani incrociate sopra il petto, espirando stacco le scapole, inspirando scendo. Cerchiamo di mantenere la cervicale rilassata, sguardo in alto, mento lontano dal petto. Ancora un 8, 8, 7, 4, 3,
2, ultimo, stop, ok, mani dietro la testa, una mano la allunghiamo, portiamo il piede opposto sull'altro ginocchio e cerchiamo di incrociare toccando gomito e ginocchio, espiro, inspiro. Ancora 4, 4, 3, 2, ultimo e cambiamo, andiamo dall'altro lato, sempre per 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, stop. Terminiamo la sequenza con un ultimo esercizio, mani sulle cosce, espiro, stacco le scapole e avvicino le mani alle ginocchia e poi di nuovo scendo. Avvicino, scorro sulle cosce e torno. Sempre sguardo in alto, cervicale in linea con la colonna. Ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ciao a tutti, siamo pronti per una sequenza di addominali. Quindi andiamo supini, gambe piegate, piedi a terra, mani dietro la testa e espirando salgo, staccando le spalle, massimo le scapole, non di più, inspirando scendo. Ne facciamo 30, mi raccomando, è importantissima la respirazione durante gli addominali che fanno davvero la maggior parte del lavoro, quindi espiro, inspiro ed è importante mantenere la cervicale in linea con la colonna, quindi non fare questo, guardiamo in alto e manteniamo il mento lontano dal petto, gomiti aperti. Un'altra cosa molto importante da non fare è evitare di staccare e arrivare fino a su, rimaniamo sempre giù, perché oltre questo interviene un altro muscolo, non lavora più solo l'addome. Ed è un muscolo che non ci interessa lavorare troppo, perché se è troppo contratto può dare origine a mal di schiena. Ok, continuiamo ancora. Ultimi 4, aggiungiamo le gambe, sempre rimanendo centrali, andiamo a portare il ginocchio verso la fronte, ultimi 2. Ora passiamo a lavorare i laterali, stendiamo un braccio, l'altro lo lasciamo sotto la testa e cerchiamo di toccare il tallone, espiro, inspiro, espiro, inspiro, sempre sguardo in alto, tutto il peso della testa è sulla mano. Ancora 8,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Dall'altro lato andiamo a fare sempre 2, 8, quindi in tutto 16 e concludiamo con le ginocchia al petto e il rilassamento. Ciao a tutti, questa che andremo a fare è una sequenza per lavorare gli addominali da eretti. Iniziamo con il lavoro dell'obliquo, andiamo con le mani dietro la testa e incrociamo il gomito con il ginocchio opposto. Ovviamente quando incrocio vado a contrarre l'addome, mi aiuto con la respirazione, ancora. E 4, 3, 2, qui di seguito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio anche le braccia, 8, 7, spingo indietro l'altro gomito, 4, 3, 2 e cambio. Ok, spingendo il gomito vado a fare anche una rotazione del busto. Ancora 4, 3, 2 e stop. Ora statico, una mano dietro, l'altra abbassata. Cerco di avvicinare la spalla in direzione del piede. Ancora. Ancora. Ok. Ancora. Mentre una parte laterale dell'addome si contrae, l'altra, come vedete, si estende. Occhio a non ruotare il busto e non fare questo. Rimaniamo dritte in linea con le spalle e con il bacino. Ancora. 4, 3, 2, ultimo e cambiamo dall'altro lato. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora un 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Passiamo alla parte centrale degli addominali, il retto dell'addome. Iniziamo statico, mettiamo le mani sulle spalle e cerchiamo di avvicinare il petto al pube e poi rialziamo ancora. Butto fuori tutta l'aria e riprendo aria. Ancora. È importante la respirazione mentre lavoro gli addominali, quindi buttiamo fuori tutta l'aria e riprendo aria. Ancora, ultimo, e ora stessa cosa ma insieme alle gambe. E ancora, e ancora, e ancora, via. E ancora, 4, 3, 2, ultimo e stop. Iniziamo con degli esercizi per cercare di far concentrare il nostro lavoro sulla parte degli addominali bassi. Il primo esercizio che andremo a vedere, ecco questa posizione, via 1 e giù. La respirazione viene fatta nel momento del massimo sforzo, ok, quindi viene su, le braccia, guardate, sono sempre avanti. Un errore molto comune in questo esercizio è quando per aiutarci andiamo con le braccia dietro e andiamo a slanciare le braccia o a lavorare sul collo. Questa è la parte sbagliata dell'esercizio che non dovete farla assolutamente. Qui dovete concentrarvi sulla zona degli addominali, ok, spinta e su.
ok? La distanza tra lo sterno e il mento deve essere all'incirca uguale, quindi non chiudere lo sterno, il mento vicino allo sterno, ma come se qui aveste una mela, quindi un blocco per lavorare bene, altrimenti andiamo a lavorare anche a gravare sulla nostra cervicale che fa un po' male. Il secondo esercizio che andiamo a vedere, le braccia un po' intensità leggermente più semplice, quindi aperto un po' a tutti, le braccia, le mani sono appoggiate per terra, le braccia sono dietro, la posizione è a crunch, quindi chiusure 1 e 2 e 3, ecco, guardate, molto contrazione, sempre le spalle non toccano, il mento e lo sterno rimangono alla stessa distanza, quindi non andiamo a chiudere tante volte secondo questi esercizi per cercare di aiutarci, questo non si deve fare, ecco, bravissimo lei, ci fa vedere gli errori più comuni che si usano in questi esercizi. Andiamo a lavorare con la respirazione che avviene nella fase più alta, ripetizioni da 10 e per i più esperti anche da 20, con una fase di riposo di circa 30-45 secondi e riniziamo, 3 serie di esercizi. Il secondo esercizio che andiamo a fare, le gambe si sollevano, quindi questo ci aiuta a tenere la schiena bene appoggiata per terra e andiamo a cercare di toccare i piedi. Sembra facile, ma vi posso assicurare che per alcuni sarà abbastanza difficile. Anche qui respirazione nella fase più intensa, quindi quando il busto è sollevato, in questo momento si espira l'aria e qua inspiriamo, buttiamo fuori, tappetino, anche un letto va benissimo, e da questa posizione così appoggiato su un fianco andiamo a chiuderci, quindi buttando fuori l'aria. La mano serve per sostenere leggermente il capo per non far lavorare i muscoli del collo, e questa posizione si avvicina la gamba al gomito e andiamo a fare ripetizioni da 10 o da 20 intervallate con 45 secondi di riposo tra una ripetizione e l'altra. Questo è il primo lato, il secondo lato naturalmente ci si gira sull'altro fianco e si fa lo stesso esercizio equivalente. Il secondo esercizio, sempre per gli obliqui, andiamo a lavorare un esercizio un pochettino di una intensità un pochettino più elevata, gambe leggermente divaricate, l'appoggio sul braccio, ecco, vedete il movimento del bacino che va su e giù. Questo esercizio stiamo lavorando con questa parte degli obliqui, ok? Questo sempre ripetizioni da 10, 1 e 2 e 3, e anche qui alla fine dell'esercizio possiamo rimanere in contrazione isometrica, quindi una posizione statica ferma con i glutei stretti, lavoriamo sugli addominali in questa posizione, fermi immobili per 4-5 secondi. Buongiorno, siamo ancora qui con Claudio Lopez e per Luigi Miranda per farvi vedere gli esercizi sugli addominali. Questa volta andiamo a lavorare sugli obliqui, quindi su quei tanto fastidiosi maniglietti che soprattutto anche negli uomini si vedono e sono una cosa antiestetica. Con questo esercizio ripetuto tutti i giorni possiamo aiutare a levare questo inestetismo. Il primo esercizio che andiamo a vedere, serve un tappetino, anche un letto va benissimo, e da questa posizione così appoggiato su un fianco andiamo a chiuderci, quindi buttando fuori l'aria. La mano serve per sostenere leggermente il capo per non far lavorare i muscoli del collo, e questa posizione si avvicina la gamba al gomito e andiamo a fare ripetizioni da 10 o da 20 intervallate con 45 secondi di riposo tra una ripetizione e l'altra. Questo è il primo lato, il secondo lato naturalmente ci si gira sull'altro fianco e si fa lo stesso esercizio equivalente. Il secondo esercizio, sempre per gli obliqui, andiamo a lavorare un esercizio un pochettino di una intensità un pochettino più elevata, gambe leggermente divaricate, l'appoggio sul braccio, ecco, vedete il movimento del bacino che va su e giù. Questo esercizio stiamo lavorando con questa parte degli obliqui, ok? Questo sempre ripetizioni da 10, 1 e 2 e 3,
e anche qui alla fine dell'esercizio possiamo rimanere in contrazione isometrica, quindi una posizione statica ferma con i glutei stretti, lavoriamo sugli addominali in questa posizione, fermi immobili per 4-5 secondi. Buongiorno, siamo qui con Claudio Lopez e Luigi Miranda per una lezione sugli addominali. Addominali è un muscolo forse il più importante della nostra muscolatura, in quanto ci permette anche di stare bene con la schiena e naturalmente di far vedere la nostra tartaruga d'estate. Il primo esercizio, questi sono addominali bassi, il primo esercizio, ecco guardate, molto contrazione, sempre le spalle non toccano, il mento e lo sterno rimangono alla stessa distanza, quindi non andiamo a chiudere tante volte secondo questi esercizi per cercare di aiutarci, questo non si deve fare. Ecco, bravissimo Claudio, ci fa vedere gli errori più comuni che si usano in questi esercizi. Andiamo a lavorare con la respirazione che avviene nella fase più alta, ripetizioni da 10 e per i più esperti anche da 20, con una fase di riposo di circa 30-45 secondi e riniziamo. Tre serie di esercizi. Il secondo esercizio che andiamo a fare, le gambe si sollevano, quindi questo ci aiuta a tenere la schiena ben appoggiata per terra e andiamo a cercare di toccare i piedi. Sembra facile, ma vi posso assicurare che per alcuni sarà abbastanza difficile. Anche qui respirazione nella fase più intensa, quindi quando il busto è sollevato, in questo momento si espira l'aria e qua inspiriamo, buttiamo fuori e giù, lo sterno non si avvicina, anche qui ripetizioni da 10 per i meno esperti e da 20 per i più allenati. Buongiorno, siamo qui con Claudio Lopez e Luigi Miranda per farvi vedere alcuni esercizi molto molto utili per lo sviluppo della zona addominale, per la nostra tartaruga d'estate, quindi questi esercizi dovrebbero essere fatti tutti i giorni. Iniziamo con degli esercizi per cercare di far concentrare il nostro lavoro sulla parte degli addominali bassi. Il primo esercizio che andremo a vedere, ecco questa posizione, via 1 e giù, la respirazione viene fatta nel momento del massimo sforzo, ok, quindi viene su, le braccia guardate sono sempre avanti. Un errore molto comune in questo esercizio è quando per aiutarci andiamo con le braccia dietro e andiamo a slanciare le braccia o a lavorare sul collo, questa è la parte sbagliata dell'esercizio che non dovete farla assolutamente. Qui dovete concentrarvi sulla zona degli addominali, ok, spinta e su, ok, la distanza tra lo sterno e il mento deve essere all'incirca uguale, quindi non chiudere lo sterno, il mento vicino allo sterno, ma come se qui aveste una mela, quindi un blocco per lavorare bene, altrimenti andiamo a lavorare anche a gravare sulla nostra cervicale che fa un po' male. Il secondo esercizio che andiamo a vedere, le braccia un po' intensità leggermente più semplice, quindi aperto un po' a tutti, le braccia, le mani sono appoggiate per terra, le braccia sono dietro, la posizione è a crunch, quindi chiusure 1 e 2 e 3 e 4, anche